Siamo nel 1975, arriva il grande successo di Ma il cielo è sempre più blu, un 45 giri un po' atipico perché contiene una sola canzone divisa in due parti. Rino in questa originalissima canzone propone diversi spaccati di vita quotidiana, fra ironia, luoghi comuni e contraddizioni. In un articolo su Ciao 2001 spiegherà questo testo in questo modo: ci sono immagini tristi o inutili, ma mai liete, in quanto ho voluto sottolineare che al giorno d'oggi di cose allegre ce ne sono poche, ed è per questo che io prendo in considerazione chi muore al lavoro, chi vuole l'aumento. Anche il verso chi gioca a Sanremo è triste e negativo, perché chi gioca a Sanremo non pensa a chi vive in baracca. Ecco, questo è un po' un riassunto di quello di quello che c'era dentro il cuore di Rino Gaetano. E ne parliamo con un grande critico musicale che abbiamo l'onore di avere qui a Radio Yes. È con noi Dario Salvadori. Buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno a voi. Allora, che tipo era Rino Gaetano? Perché quasi intimidito dal successo. Ma sicuramente intimidito per come del resto tutti i grandi artisti che arrivano al successo con grande velocità. Insomma, lui di gavetta rispetto a quelli della sua generazione ne ha fatta poco. Ma più che intimidito, anche poi divertito, anche scombussolato, anche in preda, diciamo, ad alcune sue passioni a cui non rinunciò, anche che vennero addirittura esaltate in questo modo. E ho visto che avete sottolineato alcuni testi, alcuni passaggi dei testi di Rino Gaetano. Purtroppo non sono molto d'accordo, nel senso che proprio sottolineare quel tipo di testi lì ha dato la stura a un grosso equivoco, quello di considerare Rino Gaetano un artista sociale, un artista addirittura impegnato politicamente. No, quello no, perché lui è sempre stato fuori dalla politica. Secondo alcune riletture, Rino Gaetano passa per un grande artista impegnato dagli anni 70. Questa è una grande stupidaggine, perché io con altri siamo stati amici di Rino e lui era totalmente disinteressato a questo, era altro quello che voleva. Del resto, detto fra noi, non aveva neanche bisogno dell'impegno, perché aveva qualcosa di molto più importante dell'impegno, che era il talento, per cui poteva non doveva taroccare come facevano altri per arrivare al successo. Ma infatti il periodo del folk studio quasi fu illuminante per la sua carriera, perché era in parte anche un po' emarginato, visto che i frequentatori e gli artisti che sono usciti fuori dal folk studio erano tutti impegnati politicamente nei partiti, poi nel partito, poi non è che ce ne fossero molti. Esattamente, nel partito, ma anche secondo l'onda del momento. I 70 purtroppo erano quello, insomma, quindi i 70 sono stati anni in cui in Italia hanno avuto successo artisti che in nessun altro decennio avrebbero avuto successo, perché negli anni 50 sarebbero stati considerati troppo noiosi, e negli 80 troppo brutti, nei 60 non ne parliamo, però i 70 erano perfetti. Quindi, ecco, chi sono questi artisti degli anni 70 che secondo te hanno un po' avuto fama usurpata? La totalità, alcuni sono anche ancora fra noi, io direi la totalità, esclusi quelli che sì, è vero che sono emersi negli anni 70, ma insomma avrebbero avuto qualche chance anche Paolo Conte, per esempio, è sicuramente un uomo di cultura e di impostazione anni 50, però di fatto uscì negli anni 70, ma quello è quasi un capriccio anagrafico, secondo me. Quindi per totalità intendo tutti coloro che avevano un atteggiamento nei confronti dello show business di tipo persecutorio, e dal quale poi si sono avvantaggiati fortemente, quindi insomma creando loro stessi a loro volta delle holding addirittura con la ricchezza che gli è arrivata. Quindi
un grande imbroglio, ecco, chiamiamolo così. Che diciamo è classico di quella impostazione culturale, no? Sì, criticare tutto uno show business e poi entrarci a tutto tondo dentro e goderne dei benefici. E Rino era altro, Rino era uno che amava divertirsi, amava andare in giro la notte, non riconosceva nessuna profezia politica, era uno che aveva altre fissazioni, altri tic, altri vizi, altro quello che vogliamo, però non quello. Purtroppo un certo revisionismo critico, chiamiamolo così, ne ha fatto anche un apostolo dell'impegno, e questa è una grande buffonata. Ecco, cioè, no, questo è vero, perché lui era un dissacratore, raccontava la realtà ma senza intendimenti pedagogici, come era in quel periodo. Sì. Ecco, paradossalmente il successo commerciale e fa iniziare una sorta di declino di Rino Gaetano. Sei d'accordo su questo? Non solo sono d'accordo, ma fate bene a sottolineare questo, perché in queste riletture agiografiche non si parla mai di questo, si parla di un artista giovane morto nelle circostanze che conosciamo, al centro, nel pieno del successo. Non è esattamente così, e fate bene a sottolinearlo, perché Rino l'ultimo anno della sua vita era alla ricerca di altro, c'erano state delle collaborazioni che non erano andate a buon fine, qualche flessione nelle vendite, quindi lui era stato in America, in Centro America, per cercare ispirazione. Lui era un appassionato del Messico, era un appassionato del mariachi, cercava contaminazioni che potessero fornire qualche guizzo, qualche cosa, e probabilmente l'avrebbe anche trovata, conoscendo la sua curiosità musicale. Quindi non vorrei dire un momento di crisi, ma certamente di trasformazione, ecco, quindi è giusto. Ecco, la sua vita è stata anche sottolineata da alcuni passi molto conflittuali con la sua famiglia, il rapporto con il padre e poi questo discorso del lui pare abusasse di alcol, è così che proprio... A me capitava insomma sovente di incontrarlo di sera, o addirittura di uscire con lui la sera, anche perché io abitavo a Trastevere, lui abitava a Monte Sacro, però la notte veniva a Trastevere, ci piacevano gli stessi locali, eccetera, quindi sì, e lui va bene, come molti altri, insomma, questo perché nasconderlo? Insomma, ecco, cosa lascia Rino Gaetano? Perché la cosa sorprendente è che è un autore molto attuale, cioè i ragazzi di oggi conoscono le sue canzoni, le fischiettano, le cantano, ed è un po' un autore di culto. Sì. Come è stato possibile una cosa di questo tipo con una carriera così breve? Lui lascia un retaggio che non passerà mai di moda, cioè lui aveva la musicalità, che è una cosa che non tutti hanno, insomma, no? Si può anche studiare, si può avere una teoria, però la musicalità, come ci insegnano i jazzisti, è altro, e cioè è imprimere qualcosa che rimane nella testa e nelle gambe con la propria bravura. E lui creava, qualcuno le chiamava filastrocche, in realtà non erano filastrocche, erano anche dei mantra sbracati, no? Che funzionavano, perché mischiava cose lontane. Poi gli anni Ottanta avrebbero istituzionalizzato questa idea di mischiare cose lontane. Lui lo faceva nei versi, nelle canzoni e anche, devo dire, nella musica stessa. Pur non essendo un colto, pur non essendo uno che in teoria non era uno scrittore di musica, era puro istinto, talento e musicalità. Grazie Dario. Grazie a voi. Sei stato prezioso nel inquadrarci un po' meglio un personaggio come Rino Gaetano. Grazie a presto. Grazie a Dario Salvatori.